Finora abbiamo calcolato, anzi misurato, il volume del cilindro d'alluminio con due metodi: il volume con la formula geometrica, e abbiamo trovato questo valore, e all'inizio avevamo calcolato il volume con il metodo dell'immersione, trovando quest'altro valore. Adesso confrontiamo queste due misure che abbiamo trovato per vedere innanzitutto se sono compatibili, e devono venire compatibili perché si tratta sempre dello stesso oggetto, quindi devono venire due misure di volume che non sono contraddittorie una con l'altra. E poi dobbiamo riassumere queste due misure in una misura unica. Quindi scriviamo, disegniamo l'intervallo di incertezza della prima misura, che era 17,5 più o meno 1,0. Quindi è un intervallo che va da 16,5 a 18,5 millilitri. Vuol dire che il volume che abbiamo misurato con il metodo dell'immersione, il volume del nostro oggetto, non è necessariamente per forza 17,5 millilitri, ma può essere un qualsiasi valore dentro questo intervallo. Con il metodo geometrico abbiamo trovato invece quest'altro intervallo, e ora è chiaro perché ho lasciato due cifre significative nell'incertezza, così che il confronto viene meglio con l'altra misura, che pure aveva l'incertezza con due cifre significative, 1,0. L'intervallo di questa seconda misura va da 15,5 a 19,7, e si vede che è anche il doppio più ampio del primo, quindi vuol dire che la seconda misura è meno precisa della prima. Comunque la cosa più importante è che le due misure, i due intervalli, hanno un'intersezione comune, e questo vuol dire che sono due misure compatibili. Allora la misura riassuntiva delle due è la loro intersezione, che in questo caso particolare coincide con la prima misura. Quindi la misura finale del volume è 17,5 più o meno 1 millilitri.